Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui nella recensione di questo gioco figo che dovete tutti comprare, perché dopo la mia recensione bella, pura, incredibile, potrete capire la potenza di questo gioco. Questo software non usa internet. La trama di questo gioco è che praticamente il nostro protagonista sta in un'oasi dove il fratello ne è il capo, cioè il capo oasi, stavano per fare una fiera dove stavano tutte le bancarelle che su questo gioco vengono chiamate bulbo botteghe si chiamano, che nome fighissimo, e viene questa sorta di identità malefica, si chiama Chaos, che distrugge tutta l'oasi. È il fratello, che è come noi, cioè un bulbo di grande albero, e sono una minoranza tra i, come si chiamano i bulbi, come si chiamano i pinguffi. Ecco, cioè, guardate quanto 3D fighissimo, quanto 3D, tutto spoiler, non me ne frega niente, questo è tutto 3D. Ah, ecco, lui è quello che è il fratello, che si può modificare, niente, si può modificare, però io l'ho tenuto quella la demo perché frega cazzo, infatti è uguale, identico, solo che gli ho cambiato gli occhi, perché veramente mi sono veramente appassionato. È di sera. Ah no, è il fatto quello del caos. Allora, prima di tutto ci tengo a precisare che non è così. Questi due esseri sono fratelli e sorella. Fratello e sorella. Se caricasse l'HD fuoco. Non quel fuoco. Cioè, possiamo correre e camminare e senza premere B come in Pokémon Legend Eleven. No, cioè, per esempio andiamo da quante sono le bulbo botteghe, quando sta X vuol dire che è chiuso perché non c'hanno più niente da vendere. Mi spiace, ma non niente da vendere. E non ho un cazzo. Ah no, ce li ho. Ah no, sto. Grazie. Ti ringrazio tanto. È diventata felice tutto. Super. Non so. Che cazzo vuole questa? Vuole tutto. Che cazzo è tardi. Veramente molto tardi. Fasce. Ciao. Stampini, sì. Sì, ma questo è pieno di stampini. E poi sta questo che è il mio preferito, le bibite, anche per il personaggio, cioè è sempre pieno, c'ha tutto, con tante bevande gustose, grazie a me. Oh, Sakim, oh, resta un bel po' di energia fino alla sera. È mezzanotte e poi qua sta il nostro spirito dell'acqua, dove è nato tutto, perché il lago è dove è nato tutto. Ecco, è questa, guarda te tu, non gli ho cambiato il nome, è cazzo di abitanti che ho, è fighissimo. Te tu, vorrei parlare. Te tu, il caos è tornato più in Lost, davvero. Sono qui alla parte più importante, i voti che devo mettere a tutto. Copertina, tutta la vita si mette un 9/10, bellissimo, cioè ha un arcobaleno, ha la scritta in maniera bellissima, c'ha un fighissimo tetto, c'è la scritta Nintendo, esclusiva, incredibile.
Cioè, a tutto. L'unica cosa che veramente è strana, mi ha fatto mettere in nuda, è questo. Se fuoriesce la grafica, si prende un cazzo di 10, perché su 3DS con questa grafica, ma Switch come? Come fa? Questo coso. Adesso facendo i passi. Come fa quel coso a parare un mondo in 3D pazzesco? Che è soltanto una piccolissima parte. Cioè, stai scherzando. Io voglio vedere su New Nintendo 2DS XL com'è. Seriamente, voglio vedere dei gameplay quando usciranno, vabbè, anche io sarò una specie di gameplay. Cioè, poi cosa devo dire? La storia, la trama, che ho già detto, è buona, dai, è buona. Grazie Grezzo. La compagnia si chiama Grezzo, ha fatto Zelda Majora's Mask 3D. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate e compratevi. Se non avete fatto un 2DS, 3DS oppure il New Nintendo 2DS XL, è questo gioco, la copia di questo gioco che non vi ho fatto vedere manco di dietro, con il pingufo che fa compere, che fa le compere, il pingufo fa le compere.